Nonostante i tempi difficili, la mimosa, l'8 marzo per le donne c'è sempre. Sì, c'è sempre, però io penso che vabbè, è un simbolo, però che la donna meriti rispetto tutto l'anno, insomma, perché diciamo che la donna, cioè la società si fonda principalmente sulla donna, insomma. Tutti i giorni, signora, il maritino tutti la i giorni. Pensa? Devo dire la verità, non aspetta l'8 marzo. Ah, sempre, per essere corretto, gentile, garbato con me. Quindi è molto, cioè, è uomo, perché è un uomo vero, certo, si comporta bene. Si comporta bene con una, e altrettanto penso che deve fare la donna, perché la festa non è solo della donna. Devono fare anche una festa per gli uomini. Perché? Perché gli uomini, cioè io che sono una cattolica, cristiana, cioè loro ci hanno voluto. Adamo si sentiva solo e voleva una donna e ci hanno voluto. Hai visto quanti complimenti. Grazie, ma è la verità. Io ma sento è la verità anche che per lei, perché sono tanti anni che stiamo assieme, quindi è giusto e doveroso quello che stiamo assieme. Lei ha un marito ideale. No, l'ideale non esiste secondo me. Diciamo che bisogna avere la complicità tra la coppia. Ciao auguri a tutte le donne e anche a tutti gli uomini. Lei Modestino da Feder Casalingo, a chi rivolge il suo pensiero? A tutte le donne che vengono sempre bistrattate, addirittura le ammazzano, poverine, non so. Come si fa a vivere senza una donna? Ma lei la mimosa l'ha consegnata, sì, alla sì, sua sì, bella signora? Sì, sì, sì. Non solo la mimosa, ma anche dei bei fiorellini colorati, perché meritano le donne, mia moglie, come tutte le donne, meritano queste e altre. Che ha preso? Le primule. Ah, come mai le primule? Ho preso le primule perché mi dà un fastidio ricordare soltanto le mimose in questo giorno e quindi ho preferito le primule che riguardano un pochettino la gioia, diciamo, della primavera. Festa della donna, lei come la celebra questa festa? Come celebra, come vuole dire, come fa? Siamo vecchiarelle. Beh, ma lei la mimosa l'hanno portata? Ancora niente, è presto ancora. Oggi è un giorno importante per le donne, ma non è solo oggi il giorno importante sempre per le donne. Il giorno per le donne è tutti i giorni, perché se penso solo a quello che fa mia moglie, che dalla mattina, moglie? Mia moglie lavora al comune, però da quando si alza la mattina a quando va a dormire è un angelo. Cioè no, voglio dire, non è instancabile. L'amo ancora. Ah. L'amo ancora mia moglie. Cos'ha di speciale Giuseppina? Giuseppina è stata una donna meravigliosa. Amata i figli più della sua vita. Non ti dico il nipote, che si è cresciuto anche un nipote, fino a 30 anni. È stata una cosa. Lei adesso si commuove a parlare di sua moglie, è bello sì, questo. Sì. Sì, se lo merita, sì. Sì, è stata una grande donna, sì. Lei non porta la mimosa, ma la sua voce. Sì, donne. La mia voce. E come fa? Per tutte le donne? Innamorarsi, revota quanto è brutto se succede. Innamorarsi, ti scordi che hai voluto bene a io. A tutte le donne, un abbraccio.